Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie, Rivoli Narrativi, un blog dove parlo di scrittura. Oggi vi porto nel mondo di Charles Bukowski, grande scrittore amato ai suoi tempi e anche dopo. E soprattutto parleremo non della sua biografia in quanto tale, questa sarà appunto una chiacchierata, e leggendo i suoi scritti e anche un'intervista che ha fatto per Fernanda Pivano. Fernanda Pivano, grande ammiratrice di Hemingway, e praticamente cerca di, nell'intervista sentiremo che cerca di accostarlo, di associarlo a Hemingway, ma Bukowski in realtà non si interessa di queste cose. Vedremo appunto tramite le sue parole tutto quello che uscirà dalla sua bocca, che appunto è proprio contro ogni logica. Del mondo in cui viveva e anche del mondo attuale, diciamo un antieroe della letteratura. Non ci teneva a essere famoso, lui voleva solo scrivere e basta, amava bere e quindi lo andiamo a conoscere. E cominciamo proprio con l'intervista che gli fece la Pivano. Ecco Malibu. Lunga striscia ventosa di sabbia cosparsa di case lussuose, forse 400, per la gente di Hollywood, dove Fitzgerald abitò poco prima di morire in una palazzina a tre piani, poi incendiata da un piromane nel 1978, quando vi abitava un cantante rock. Alte tracce della sua vita cancellate per sempre e già minuscoli condomini sono spuntati lì accanto per i funzionari delle grandi case cinematografiche, che vanno lì a rifugiarsi perché non ne possono più di stare in mezzo ad attori e registi. Altra faccia della medaglia di Hollywood, mito e leggenda di questo mezzo secolo. Da Malibu si costeggiano le scogliere di Pacific Palisades, dove Henry Miller è morto troppo presto a 88 anni, e si arriva a Marina del Rey. Mi ci porta Joe Walberg, ex professore di storia del marxismo, vicepresidente della City Lights di Ferlinghetti, biografo di Charles Bukowski che da anni lo frequenta raccogliendo materiale su di lui. Mi sta accompagnando da Bukowski, detto Hank dagli amici, Charles dagli editori, Henry dall'ufficio anagrafico e Harry Hank Chinaski dalle autobiografie. Dopo un viaggio in aereo da San Francisco a Los Angeles all'alba, una macchina noleggiata all'aeroporto, un breakfast a base di frutta sugosa e dolcissima in un albergo qualunque, mentre i mariachi, i suonatori messicani per le celebrazioni e le feste, cantavano i motivetti di occasione. A Marina del Rey si va a trovare Barbet Schroeder, il regista francese della Nouvelle Vague, in una casa da età del jazz sulla spiaggia con una fila di stanze per gli ospiti e la porta d'ingresso protetta da uno schermo di metallo che sventola adagio nella brezza. Schroeder sta montando un documentario di un'ora e mezzo su Charles Bukowski e un film intitolato Barfly, su sceneggiatura di Bukowski, di un'ora e 45 minuti. Quando arriviamo, Barbet, bellissimo e fascinoso, è per la strada avvolto in un accappatoio marrone e scalzo alla californiana, a comprare libri da un venditore che tiene la sua poca merce distesa per terra come in India. Quasi scavalcando una di quelle colossali automobili americane, si entra in casa e subito Barbet monta le attrezzature finché Bukowski parla a lungo lì, dallo schermo, a colori, col grande naso del bevitore e gli occhi socchiusi dell'animale braccato, un bicchiere quasi simbolico in mano e il corpo lento adagiato su larghe poltrone. Dopo qualche ora passata a vedere i film sul videotape, anche per aspettare che il pomeriggio diventi abbastanza avanzato da permettere a Bukowski di essere tornato a casa dalle corse e a Linda Lee di essere tornata a casa dal suo negozio di sandwich vegetariani, ci avviamo sulla macchina affittata a Los Angeles. Io col mio registratore e Joe coi dumbbells, i pesi per esercitare i muscoli delle braccia, che vuol portare a Bukowski perché da anni lo scrittore dice agli amici intimi che a 60 anni comincerà a mettersi in forma e i 60 anni li ha compiuti giusto ieri. Così si arriva a San Pedro. Dopo una sosta al negozio di vini e liquori proprio all'angolo della strada dove Bukowski si è comprato una casa col giardino e un garage per la BMW nuova e la vecchia Volkswagen, tutto comprato per non pagare le tasse, ripete volentieri lo scrittore, in cerca del suo vino tedesco preferito a cui è fedele, adesso dopo aver scoperto d'improvviso che la birra gli fa male, si arriva alla villa completamente nascosta da siepi selvagge di fiori e alla quale si accede da un viottolo così stretto che la macchina passando sfiora i muri. Linda Lee Bagel, protagonista del romanzo Donne col nome di Sara e protagonista da parecchi anni della sua vita, sta lavorando, con le mani protette da grossi guantoni, in giardino, che è pieno di alberi da frutta, di siepi di rose e di grossi fiori californiani disposti intorno a una lunga sedia, prendisole di metallo e qualche altro mobile da giardino. Bella, giovane, col viso sofferto ma lo sguardo tenero degli ex figli dei fiori,
ci viene incontro togliendosi i guantoni e ci fa sedere in un grande soggiorno stile California suburbana, coi larghi divani all'americana, un po' uno un po' logoro davanti al caminetto, tra i quali si aggirano tre gatti, quello bianco di Linda, quello randagio raccolto per strada mentre moriva di fame e quello di Sam del bordello, che si chiama Butch Van Gogh ed è stato salvato da una rissa di strada. Sulla soglia del caminetto sono disposte, ben allineate e con le etichette bene in vista, 61 bottiglie di birra, ciascuna di una marca diversa dall'altra. Una bottiglia per ogni anno di età dello scrittore, più una di buon augurio nelle intenzioni dell'amico che gli ha fatto il regalo. Bukowski è di sopra, nella stanza minuscola che gli ricorda le camere dove ha sempre vissuto in drammatica e forse polemica povertà. Con la macchina da scrivere alla quale ogni notte ubriaco, o così si dice, scrive i libri ormai popolarissimi. Soltanto per i due volumi pubblicati dalla City Lights 2 anni fa ha pagato di tasse più di quanto ha guadagnato tutta la vita. Linda va a chiamarlo e dopo un po' Bukowski compare, fermo sulla porta, con gli occhi socchiusi e l'aria inequivocabile di chi vorrebbe trovarsi da un'altra parte. Indossa sandali e bermuda californiani che gli lasciano scoperte le gambe, di cui va decisamente orgoglioso. «Sono l'unica cosa bella che ho», dice senza falsa modestia. «E una camicia con le maniche corte». Guarda di spiego, ma sorridendo, con pazienza, il registratore, il notes dove in macchina ho segnato qualche domanda. Vuol sapere che domande gli farò e quando sente che non intendo parlare né di letteratura né dei suoi colleghi scrittori, si rasserena e mi versa il vino in un raffinato calice di cristallo. Ne risultano 3 ore di registrazione, 70 pagine di trascrizione, 2 bottiglie di vino versato e dopo l'angosciata scoperta che io non bevo alcol, un gran bicchierone di sugo di lampone. Per 3 ore non un momento di stanchezza da parte sua. Il fastidio, che probabilmente c'era, ben nascosto dalla maschera sorridente, mai la voce alzata, mai un gesto di impazienza. Solo a un certo punto uno sguardo di accorata nostalgia ai gradini che conducono alla sua camera, segnale subito raccolto e seguito da commiato gentilissimo. Bukowski mi bacia la mano come un gentiluomo vittoriano. Mi offre una rosa staccandola dalla siepe che costeggia la porta di casa e mentre la macchina si mette in moto agita la mano e mi grida sorridendo. Scrivi qualcosa di carino, eh? Cosa che mi accingo a fare. Qui la Pivano comincia a fargli delle domande e in questa parte Bukowski parla dell'umanità, di cosa pensa lui dell'umanità. Abitavi a Hollywood, no? East Hollywood, la maggior parte del tempo. Di solito in un cortile con la sua porta d'ingresso. Sì, l'immagine che hai di Hollywood probabilmente non è quella dei posti dove abitava. Beh, no, no, di certo. Tutte le porte scardinate, gente che si spara addosso e strilla, scarafaggi, puttane, drogati. Ma tu abitavi lì perché non potevi scegliere? Beh, avrei potuto abitare in una zona migliore se avessi cercato e mi fossi dato da fare. Cioè, certa gente non avrebbe mai abitato dove abitavo io perché pensano che questo genere di luoghi è orribile. A me piaceva abbastanza perché non dovevo avere a che fare con la gente standard. Buongiorno, che bella giornata. Non avevo da preoccuparmi di questo, capisci? Non amo l'umanità, capisci? Beh, sì, questo risulta molto chiaro dai tuoi libri, ma mi chiedo le radici. Dove sono le radici di questo? Dove e quando hai cominciato? Perché non ami l'umanità? Vediamo. Io non analizzo mai, mi limito a reagire. Se non mi piace qualcosa, sto alla larga. Ma non cerco mai di scoprire perché non mi piace questo. Io sto con tutti i miei pregiudizi. Non cerco mai di migliorarmi o di imparare qualcosa, rimango esattamente come sono. Non sono uno che impara, sono uno che evita. Non ho voglia di imparare, mi sento perfettamente normale nel mio modo pazzo. Ma che cosa eviti? Di diventare come gli altri. E pensi che se impari qualcosa su te stesso diventi un altro? Beh, se andassi dagli psichiatri e scoprissi dove si incrociano tutti i miei fili, raddrizzassi tutti i miei fili, beh, probabilmente comincerei a dare le manatine ai bambini sulla testa, a sorridere ai meli e andrei di sopra a scrivere, scriverei porcherie che nessuno vorrebbe leggere, perché sarebbe quello che tutti dicono, fanno, fingono di dire e di fare. Quando vado di sopra a scrivere, è quello che sono adesso, incorrotto, me stesso. Beh, allora prendiamo il problema da un'altra parte. Problema? Sì, per me, diciamo, quando hai cominciato a scoprire che non ami l'umanità? Mia nonna diceva che quando ero piccolissimo si è chinata sulla culla per baciarmi e io le ho dato un pugno nel naso. Probabilmente quella è stata la prima faccia umana che ho visto. Sicché, lo sai anche tu, si guardano i genitori e ci si chiede che cosa sono queste grosse cose alte, mute, che hanno potere su di noi. Oh, perché hanno potere. Non ti piace che abbiano potere? No, io voglio il potere. Tu no?
Poi si va alle elementari e comincia un viaggio di completo orrore, perché c'è tutta questa gente della stessa dimensione tua e tutti fanno queste cose cretine, tirare palloni intorno e strillare. Sono idioti. Io li guardavo e dicevo: cosa c'è che non va in loro? E loro mi guardavano e dicevano: ehi, c'è qualcosa che non va in te. Così siamo sempre stati in questo modo. C'era sempre la folla e io ero sempre lì dall'inizio. Non c'è uscita. Succede lo stesso adesso quando do un reading di poesia. Vengono a vedermi, ma io sono me stesso e loro sono qualcos'altro. E stiamo ancora lottando, capisci? E loro lo sanno e c'è una reazione. Sto cominciando a scrivere un romanzo su questa infanzia. La Pivano continua e gli comincia a chiedere anche degli altri scrittori. E in questo caso lui racconta di un reading di poesie, anzi un'intervista che fece in Francia, dove lui venne invitato, la quale poi dopo dovette scappare perché rispose male al conduttore, lo cacciarono completamente, e andò subito a un ristorante a mangiare e a bere, e gli avevano raccontato che i camerieri europei erano molto particolari, erano strani, e lui invece in questo caso diceva: ma io in realtà li ho visti che erano molto a modo, e quindi attacca, diciamo, con questa cosa per poi parlare degli altri scrittori. Quei camerieri avevano stile, si inchinavano tutti, avevano rispetto. Non sono andati a dargli noia, si sono solo inchinati e se ne sono andati. Se ne sono andati. Anche Hemingway la pensava così, apprezzava molto i camerieri per l'aiuto che gli davano senza intromettersi. Appunto. Pensavo così in Europa e sono stato messo in guardia. Mi hanno detto che i camerieri sono bastardi, in realtà sono figli di puttana. E io li ho trovati del tutto normali, cioè non erano neanche camerieri, erano gente che agiva da cameriere, e sorridevano, erano del tutto naturali. Hai mai conosciuto Hemingway? No, no, c'erano molti anni di differenza. E credo che quando è morto non aveva ancora pubblicato niente. Beh, credo che ti sarebbe piaciuto. Era molto generoso, molto buono e molto sincero. Saresti sorpreso di sentire quante prove di lealtà continuava a dare sempre verso la povera gente. Ma a te piacciono i suoi libri? Mi piacciono meno di quanto mi piacessero una volta. Non hanno humor. Ma mi piaceva il suo modo di scrivere, naturalmente. Eravamo tutti affascinati dal suo modo di scrivere. E che libri ti piacevano? Beh, i primi libri. Non so in che ordine sono usciti, ma mi è parso che via via che seguivano erano sempre un po' peggio. Cioè, ti piace Addio alle armi? No. No. Oh, aspetta, Addio alle armi era uno dei primi con l'infermiera che. Con l'infermiera, sì. Diceva: è un gioco sporco. Già, quello era bello. Sì. E avere e non avere, qual era l'altro? Anche il sole sorge. Già, quello mi piaceva. Ma quando è andato in Spagna, qual era? Per chi suona la campana? Già, quello non mi piaceva. E non mi piaceva il vecchio e il mare e soltanto i primi erano molto buoni. Ma perché da principio ti piaceva e poi non ti è più piaciuto? Beh, è diventato lattiginoso, il suo modo di scrivere non era più diretto e forte, è diventato addomesticato. Vuoi dire gli ultimi libri? Già, sono diventati lattiginosi, sono diventati grassi, non avevano più la pulizia di prima. E da principio ti piacevano perché erano taglienti? Raffinati, taglienti, e poi diceva lo stesso le cose con quel modo di scrivere facile che mi influenza, ne sono sicuro. Inconsciamente cerco di fare lo stesso, dire le cose nel modo più semplice possibile e dire lo stesso quello che è necessario dire. Mi fa piacere che tu lo riconosca. Beh, mantenere il libro semplice e farlo ancora più semplice e poi farlo ancora più semplice di così. Forse a scrivere così si finisce per smettere di scrivere, no? Ma non si può perché si deve dire già Hemingway. Il modo di scrivere è quello che riprendo, capisci? Hemingway. E poi Saroyan aveva un modo di scrivere facile, veramente facile. Saroyan, sì. Era troppo zuccheroso, c'erano troppe favole. Invece Hemingway è uno scrittore universale. Era troppo ottimista, voglio dire Saroyan. E l'ottimismo è un po' nauseabondo. Avrei voluto vederlo arrabbiato o depresso e usare lo stesso quel modo di scrivere facile. E ce n'è un altro. John Fante. John Fante. A questo non avrei pensato. Nessuno ci pensa. È quello che forse ha esercitato la maggiore influenza su di me. Davvero. Lo dico sempre nelle interviste, sì. L'ho letto quando ero sui 18 anni e ho detto: questo sì che sa scrivere. E che cosa ti è piaciuto, Infante? Che cosa mi è piaciuto? Tutto. Ma la sua prima cosa che ho letto è Ask the Dust. E mi è piaciuto tanto che di recente ho cominciato a parlarne in giro e ora John Martin, il mio editore, lo ha ristampato.
Voglio dire, ha ripubblicato Ask the Dust, così la gente ha ricominciato a leggerlo. Ha pubblicato Fante l'anno scorso. Fante è relativamente sconosciuto. È stato scoperto da H.L. Mencken. Mencken, sì. È un buon diavolo, sta morendo. È ancora vivo? Beh, gli hanno amputato una gamba ed è cieco e sta morendo di diabete, così, molto lentamente. È povero. È andato a Hollywood, ha fatto un po' di soldi, ha una casa sua, sicché non credo che abbia problemi economici. Se la cava? Ha le cure mediche e tutto. Quanti anni ha adesso? 80, 70? 70. È stato tradotto in italiano? È italiano. Non l'avrei collegato con te mentre ti collegavo con Hemingway. Ora dovrebbe pubblicare un altro libro, sicché già Fante ha quel modo di scrivere facile e permette a un mucchio di emozioni di entrare in quel modo di scrivere. Beh, io ho anche pietà, ma ho anche pazzia. Una debolezza di Fante è che non è affatto pazzo. Non c'è follia in lui, capisci? La follia è molto interessante e a me piace che uno scrittore sia un po' strano o demente, soltanto un poco. Io posso avere pietà, ma mi piace che siano anche un po' pazzi perché allora non sono ben sicuro di quello che c'è da aspettarsi che dicano. Sì, imprevedibili. E quando mi metto a scrivere, mi piace sentirmi così. Non so che cosa sarà la prossima battuta. Così, capisci, passa attraverso Fante e Saroyan e Hemingway, prendendo a prestito un modo di scrivere e poi mettendoci il mio modo di scrivere, per così dire, attraverso e usandolo. È stato questo a fare quello che sono. Una volta mi sono molto dispiaciuta perché qualcuno ha detto che tu eri il nuovo Miller e il nuovo Kerouac. Mi è dispiaciuto perché mi pare che tu non abbia niente a che fare con loro. No, non c'è rapporto. Mi pare proprio che tu sia lontano dal loro atteggiamento, dal loro modo di vivere. Giusto perché Kerouac beveva, ma sai, ce n'era tanta di gente che beveva. Anche Fitzgerald beveva, ma tu non hai niente a che fare con Fitzgerald. Niente. Beh, credo che fosse un po' di pubblicità. Già, l'immagine dei media. Sì, la gente dice, ti deve piacere Harry Miller. E io dico, beh, ho letto un po' di Miller, ma non riesco a entrare nei suoi libri. È ok quando scrive di scopate, ma quando diventa filosofico mi addormento. Sicché in realtà non sono stato leale. Ho solo preso qualche volumetto tascabile mentre andavo in giro per il paese e di solito cercavo di leggerli mentre ero su un autobus. Le parti delle scopate erano straordinarie, erano molto umane, ma poi si comincia con la filosofia, a usare un linguaggio più vasto e a farsi domande. E quando faceva questo perdevo le fila e mi addormentavo sull'autobus. Non l'hai mai conosciuto? No. Abitava così vicino a te. Devo dirle di suo figlio? Il figlio. Voleva conoscermi, diceva che ero il più grande scrittore del mondo. E io gli dissi, guardati dietro le spalle mentre mi telefoni. E lui disse, oh no, lui è finito adesso, sei tu la novità. Ha detto questo di suo padre. Sta morendo. Beh, capisci, padri e figli, quando si è così vicini si tende a trascurare, è una reazione naturale, si guarda altrove. Ma lui mi ha scritto una lettera perché era successo qualcosa e finì che Martin gli aveva mandato qualcosa, non ricordo, ma finì che Miller mi doveva dei soldi. Ma questa è buona. E non capisco come sia successo, così ho trovato il suo indirizzo e gli ho ricordato che mi doveva una certa quantità di denaro per una qualche ragione. E lui ha risposto a questa lettera a mano, non a macchina. E poi, ma deve aver sentito parlare di me perché nella lettera si mise a farmi la lezione. Disse, sai, bere non fa bene per creare, se vuoi continuare a creare devi smettere di bere, devi rinunciare a bere. Sono sicuro che beveva un po' anche lui, non so. È davvero incredibile che abbia scritto una cosa del genere. La lettera è in mano di John Martin. La ragione per cui John ha questa lettera può essere che gliel'abbia venduta perché non poteva essere a Tucson. Comunque, un giorno John Martin ha aperto l'armadio, sai, delle poesie, veniva in casa mia e diceva: Hai qualche poesia? E io dicevo: Apri la porta dell'armadio. Lui l'apriva e questa gran massa di fogli di carta cascava fuori. E lui sceglieva delle poesie e le stampava in volantini via via che le leggeva. E così una volta ha visto questa lettera e dice: Accidenti, di Harry Miller questa lettera. Io dissi: Sì, mi deve dei soldi. Lui disse, ti secca se la prendo io? E io dissi, fa pure. Beh, non pensavo a quello che sarebbe successo. 280 dollari per quella lettera. Beh, ok. John mi ha aiutato e continua ad aiutarmi e io aiuto lui. È incredibile la naturalezza con cui Bukowski appunto parla di rapporti con scrittori che, insomma, sono stati più che famosi. E lui scriveva lettere con questi scrittori, ma non gliene interessava nulla. Più avanti, la Pivano gli chiede qual è la sua routine di scrittura, il suo metodo di scrittura. Hai voglia di dirmi qualcosa sul tuo metodo di lavoro? Voglio dire, come fai? Ti alzi la mattina e ti metti tanto a lavorare? No, non scrivo mai a macchina la mattina, non mi alzo la mattina. Bevo la sera. Cerco di stare a letto fino alle 12, voglio dire a mezzogiorno. Di solito, se mi devo alzare prima, non mi sento bene tutto il giorno. Quando guardo e dice 12, allora mi alzo e comincia la mia giornata.
Poi di solito c'è un ippodromo vicino e mangio qualcosa e corro all'ippodromo dopo che mi sono svegliato. Guido la macchina, scommetto sui cavalli, poi torno a casa e Linda cucina qualcosa e parliamo un po'. Mangiamo, beviamo qualcosa e poi vado di sopra con un paio di bottiglie e mi metto a scrivere a macchina. Comincio verso le 9:30 e vado avanti fino all'una e mezzo, le 2:30 di notte, ecco. Mangi solo una volta al giorno? 2 volte al giorno, mai 3. E poi scrivi a macchina? E poi riscrivi tutto? Sì, da ultimo ho riscritto senza bere per farlo diventare chiaro, perché ero ubriaco quando ho scritto la prima volta. Poi mi ubriaco di nuovo per aggiustare la parte che ho scritto quando ero ubriaco. Mi ubriaco per aggiustare la parte ubriaca. E funziona. Va molto bene così. Lo rende più divertente. E quante volte lo riscrivi? Una volta, tutto una volta, mai due. Una è troppo, due è impossibile. E quando fai la revisione la fai scrivendo a mano? Oh no, scrivo a macchina, riscrivo tutto da capo. Oh, riscrivi tutto da capo. Anche Hemingway faceva così. Oh, bene, voglio dire, buona compagnia. Poi cerco di sbarazzarmene. Vuoi dire che lo dai a un editore? Beh, la poesia si manda alle riviste, riviste piccole, ma capisci, il mio problema è che scrivo troppo e non si può pubblicare tutto. Per esempio, ho mandato una sessantina di poesie a una rivista e loro ne hanno potuto prendere solo 19 perché dice devo pubblicare anche altri scrittori, Bukowski, perché la mia rivista ha solo 44 pagine. È la Wormwood Review e c'è la New York Quarterly. Io mando mucchi di poesie e loro ne hanno 20 o 30 in mano, non le hanno pubblicate. Scrivo troppo, le riviste non riescono a tenermi dietro. E questo è un problema. Così ho tutte queste poesie ferme nelle scatole e devo dire che sono quasi tutte abbastanza buone. Così sono quello che si chiama prolifico, sono prolifico, prolifico, prolifico. Continuo a scrivere, 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 scrivere. Ed è bello, mi piace. Sì, e di nuovo recuperi il tempo perduto. Certo, seduto nei bar a fingere. No, non sto parlando dei bar, sto parlando degli anni in cui non scrivevi niente. Ma è stato soltanto per 10 anni che ho smesso di scrivere. Ho smesso soltanto per 10 anni. E perché hai smesso? Volevo bere. Non potevi fare le due cose insieme. Adesso stai facendo le due cose insieme. Beh, allora bevevo molto di più. E poi sapevo che non ero proprio pronto per fare lo scrittore. Non avevo vissuto abbastanza. Non avevi vissuto abbastanza o non avevi letto abbastanza? Cosa diavolo? Ma no, avevo letto abbastanza. Di cosa diavolo vuoi che possa scrivere uno di 19 anni? Della sua infanzia, eh? Ma chi ha voglia di ascoltarlo parlare della sua infanzia quando le è così vicino? Così ho dovuto andare ad aspettare che succedesse qualcosa dentro di me che mi facesse cominciare. Non c'era modo di ingannare me stesso a credere che ero pronto per scrivere qualcosa e non ero vuoto. Avevi anche paura del successo, troppo presto. Ma no, non era questo, ma ho avuto fortuna che non sia accaduto, ma non pensavo al successo. Sei soddisfatto del successo che hai adesso? O volevi un altro tipo di successo? Ah, questo va bene. Ti piace così com'è? Ok, anzi, dovrebbe fermarsi a questo livello. Se migliora o se aumenta, se diventassi più famoso, credo che non mi andrebbe bene. Troppo pesante, così va giusto bene. Ti piace l'etichetta di scrittore espressionista? Se si può mettere un'etichetta, eh? Merda, non so neanche che cosa voglia dire espressionista. Capisci, non valgo granché con le parole. Mi hanno chiamato scrittore beat, che so che non è vero. No, non hai niente a che fare coi beat. Non mi sono mai sognata di chiamarti beat. Ma no, li ho conosciuti, eh. Non so neanche di cosa diavolo parlino, che cosa cerchino di fare. Ma espressionista è diverso. È un termine antico, no? Non sapevo che lo usano ancora. Sì, ma l'atteggiamento politico che hai verso tutti i tipi di conformismo da un punto di vista sociale. Beh, io sono conformista e nello stesso tempo non lo sono. Hai detto che non sei conformista. Beh, per conformista intendo, sono uno che in realtà non vuole essere scocciato dalle forze esterne, in altre parole, voglio essere lasciato in pace. Credo che un mucchio di gente piccola provi la stessa cosa. Vogliono fare il loro lavoro e andare a casa e guardare la TV e starsene tranquilli nella loro stanza. Voglio dire, questo è il modo in cui io sono conformista. L'altro giorno ho detto a Linda, quando siamo tornati da questi 3 giorni a Del Mar, le ho detto: sono soltanto un ragazzo di casa. Non voglio fare altro che sedermi per casa, levarmi le scarpe, sdraiarmi sul letto e guardare il soffitto. Non ho bisogno di niente, soltanto. Non ho bisogno di andare da nessuna parte. È questo che intendo per conformismo. Non sono un esibizionista e non sono un estremista, a parte che mentalmente a volte divento un po' matto. Sicché sono abbastanza conformista, sono comune nel mio modo di pensare. Un bicchiere, una buona notte di sonno, nutrire il gatto, andare alle corse, capisci cosa voglio dire? In un certo senso sono conformista, non voglio far saltare un ponte o cambiare il governo e non mi interessa. Ma dal principio hai detto che non puoi sopportare di fare quello che fanno gli altri. Ma capisci? Io lo faccio in un modo diverso. Io faccio esattamente. Quando dormo io e quando dormono loro,
Io dormo in un altro modo. Ah sì? Proprio così. Ti senti come un dio? Beh, capisci, siccome sono agnostico non posso rispondere alla domanda. Sì, e se tu non fossi agnostico? Probabilmente mi sentirei come il diavolo. Sì. È tutto rosso e ha le corna e ha una bella coda lunga. Più che altro ti piace la coda lunga, vero? Il diavolo è molto più interessante di Cristo. Ecco, questo è Bukowski che appunto parla di ciò che pensa così senza freni. Adesso la Pivano gli chiede come ha deciso e quando ha scoperto di essere uno scrittore e anche in questo caso cerca di infilare sempre Hemingway all'interno del discorso. Ma quando hai deciso di fare lo scrittore? Quando le tue insegnanti ti hanno detto che eri così bravo? Ho dimenticato tutto. Ho deciso di fare lo scrittore. In realtà non credevo di essere capace, ma ho cominciato a leggere l'Atlantic Monthly e lo Harper's, che erano due riviste che pareva pubblicassero buona prosa e New Yorker. E leggevo questi racconti che pubblicavano e che non erano assolutamente niente. Non dicevano niente, non facevano niente, non. John Updike? Sì, ci metto anche lui. Ed erano tremendi, mi annoiavano, non c'era vita in quei racconti. Eppure questa gente diventava famosa scrivendo questi racconti e pensavo, io so il loro segreto. Cercano di scrivere su niente nel modo più noioso possibile. No, lo pensavo davvero. Dicevo, questo deve essere una specie di circolo interno segreto e snob. Devo scrivere qualcosa di molto noioso che non dica nulla per pagine e pagine, dirlo in modo così noioso che tutti si annoino e allora si pensa, questa è davvero roba ben scritta, perché sono così annoiato e non è stato detto niente. Così ho provato il modo opposto. Ho provato a dire qualcosa. Uno ritorna a casa dal lavoro, sua moglie si mette a gridare e lui la uccide. Per esempio, un operaio di fabbrica. Non l'hanno voluta, così. Chi non l'ha voluta? I direttori delle riviste. Così, non lo so, mi pare, credo di averlo già detto prima, sono diventato scrittore non tanto perché credevo di poter fare lo scrittore, ma perché tutti gli scrittori che conoscevo e che erano famosi mi sembrava che non valessero niente. Ma per me star lì fermo e lasciarli impadronirsi della situazione con la loro noiosa inettitudine sembrava atroce. Così ho cominciato a scrivere a macchina, cercando di dire le cose nel modo che mi pareva andassero dette. Quello che accadeva in modo semplice. Questo è vero di Hemingway. Ricordi? Bisogna parlare di cose semplici. Oh sì, Hemingway si preoccupava della guerra e del coraggio e della morte. E della morte, ok, ma io pensavo all'uomo semplice che andava tutti i giorni a lavorare. Oh sì. Hemingway si tenga le sue guerre e il suo coraggio. Io ho altre cose che accadono a me e a tutti quelli intorno a me. Milioni di uomini e donne che impazziscono e vengono assassinati centimetro per centimetro ogni giorno. Quello era il mondo reale. Quella era la morte. Così, perché capitava a me. Lo riconoscevo e troppo spesso qualcuno mi diceva: Bukowski, ti licenziamo. Beh, non perché non facevo il mio lavoro, perché lo facevo, ma perché mi comportavo come se il mio lavoro non mi piacesse. Lavoravo duro. Beh, a volte mollavo a seconda delle situazioni, ma sapevo lavorare duro e lo facevo spesso. Lo facevo sempre con un certo sfottimento col muso, come se non lo potessi sopportare, perché non mi piacevano quei piccoli salari. Beh, sì, ci si aspetta anche che tu sia felice, non soltanto grato, ma anche felice. Sì, per un salario piccolo, che non basta a campare. E molti di loro fingevano di essere felici. Oh, buongiorno, signor! Io non riuscivo mai a dire oh, buongiorno, signor! Così mi licenziavano sempre. Oppure andavo via io. Se non mi licenziavano, andavo via. Capisci? Se stavo in un posto 3 settimane, dicevo, questo dura troppo, non mi hanno ancora licenziato. Ma come mai sei stato licenziato tante volte e poi sei rimasto tanto tempo all'ufficio postale? Vediamo, questo è successo verso la fine. Capisci? Ho lasciato l'ufficio postale 10 anni fa, quando avevo 50 anni e lavoravo per l'ufficio postale. Ho cominciato quando avevo 39 anni, dunque da 11 anni. 11 anni? È proprio un. E tutti quegli altri lavori li hai fatti prima? Più o meno, tutti i lavoretti, centinaia di lavori, solo una volta che di nuovo avevo lavorato per l'ufficio postale, ma quella volta portavo in giro la posta sulla schiena ed è durato 2 anni e mezzo. E questo è stato dopo? No, no, questo è stato prima. L'ultimo lavoro è stato quello degli 11 anni, dai 39 ai 50. E poi me ne sono andato quando avevo 50 anni e ho deciso di fare lo scrittore professionista. Uno scrittore professionista, secondo l'andazzo, si nutre, ha il vino, mette benzina nella macchina, dà da mangiare al gatto e va al cinema. Viene pagato per scrivere a macchina. E la prima settimana ero spaventato, è stato terribile. Voglio dire,
Credevo che le pareti dell'appartamento crollassero mentre dormivo, mi cascassero sulla testa. È successo mentre scrivevi post office? Beh, credo che ho aspettato una settimana. Oh, ti sei concesso una settimana e poi ti sei rimesso in moto. Beh, ero completamente. Quella prima settimana non è stata soltanto terribile. La gente veniva, sapevano quello che avevo fatto e peggioravano ancora le cose. La padrona di casa mi diceva: "Lei è matto a rinunciare a una buona professione che dura tutta la vita." Poi se ne andava e io tornavo in camera e dicevo: "Accidenti, forse sono matto. Ma che cosa ho fatto?" E poi il figlio di John Webb, quello che ha stampato i miei primi libri, veniva qua a bere e quella prima settimana, dopo che mi ero licenziato, mi ha fatto un gran pasticcio. È venuto, ha detto un mucchio di stronzate e aveva un cuore umano in un barattolo e ha detto: "Tu hai lasciato l'ufficio postale, Bukowski. Avrai bisogno di questa roba." L'ho tirato fuori e io ho detto: "Ma che cos'è?" Lui ha detto: "È un cuore umano. L'ho rubato dal laboratorio. La mia ragazza fa l'infermiera." Oh no, ti ha dato un cuore nella formaldeide. Già, e ho detto: "Gesù, metti quella roba nell'armadio." Ho detto: "Non sai, pezzo di cretino, che ti potrebbero mettere in prigione?" "Sì, ma nessuno lo saprà, noi abbiamo questo cuore umano, non lo sa nessuno," dissi. "Mi dà il vomito, mettilo via." Beh, questa è stata la mia prima settimana di scrittore professionista. Avevo un cuore umano nell'armadio. Mi alzavo la mattina dopo aver bevuto tutta la notte e aprivo quello sportello e guardavo il cuore umano. Sai, ha delle grandi vene e ha l'aria di... come... così lo guardavo e poi correvo a vomitare la birra. Blah! Era una bella vomitata. Il cuore umano mi dava cuore. Questa non l'avevo mai sentita. Beh, se mi stai attorno ne sentirai. Ecco qui Bukowski che finisce parlando di come è diventato scrittore e di cosa ha fatto la prima settimana in cui appunto scriveva il suo primo romanzo. Aveva un cuore umano reale dentro il suo armadio. Qui finisce l'intervista, diciamo che appunto il libro è molto più ampio, ci sono molte altre cose che dice lui e che gli chiede la Pivano, però insomma ho ritenuto opportuno mettere solo alcune cose per far capire che tipo era Bukowski, perché lo si dipinge sempre appunto come un ubriacone che non stava in piedi, violento, girano video su YouTube in cui lui fa anche della violenza, non so se proprio a sua moglie Linda Lio era qualcun altro, e invece se si va a scavare c'è molto di più, c'è molto di più. Vi ringrazio per aver ascoltato questo brano, insomma questo podcast dove c'è appunto alcune parole di Bukowski nell'intervista con Fernanda Pivano. Vi invito ad andare sul mio blog dove c'è anche un articolo che parla di Bukowski. E ci sono piccole chicchette, appunto piccoli sia aneddoti che anche video che si trovano comunque su internet e niente, seguitemi anche sul canale YouTube, su Instagram e sul sito www.lemiescorie.it.